nei suoi grandi occhi verdi ipnotici la speranza di un mondo migliore basato sull'amore e sulla condivisione. Nelle sue parole, in ogni sua frase, la riconoscenza, merce rarissima oggigiorno per la vita vissuta e quella ancora da vivere e per i tanti incontri che lo hanno forgiato lungo il suo cammino spirituale nella conoscenza di se stesso, un cammino da percorrere in armonia con i propri valori. Il tiranese Mirko Giacomelli, musicista appassionato di filosofie orientali, olistiche e meditazioni, è un coach dell'anima alla ricerca di tutto quello che conduce verso le dimensioni dello spirito e della luce. La sua musica regala benessere alla mente ed è un dono verso l'umanità intera. Fra i pochi in valle, esperti dell'hand pan, letteralmente significa strumento suonato con le mani, particolare strumento nato in Svizzera attorno al 2000, e di tanti altri strumenti musicali antichi capaci di portare serenità arginando le preoccupazioni quotidiane, sciogliendo i grovigli mentali che l'esistenza spesso infligge a tutti noi. Attraverso le vibrazioni e i bagni sonori riesce a donare una profonda armonia spirituale e a riallineare le frequenze del nostro corpo. Lui guarisce l'anima e le nostre ferite interiori con la magica bellezza del suono e la sua energia luminosa. La sua musica è molto apprezzata sia in Valtellina che all'estero. Mi occupo principalmente di bagni sonori, che sono delle immersioni nel suono, oppure massaggi vibrazionali, che sono massaggi creati con le vibrazioni di particolari strumenti a contatto dal corpo, tipo campane tibetane o diapason, strumenti comunque con particolari frequenze e vibrazioni che vanno a donare un riequilibrio di corpo, mente e spirito, oppure anche musica dal vivo per eventi di vario tipo o eventi per lezioni di yoga, tipo dei yoga retreat o anche lezioni particolari per vari insegnanti. In particolare su questo campo ringrazio tantissimo Mara Paganini, che è un insegnante yoga in Svizzera, che ha creduto in me fin dagli inizi, e con lei ho appunto eseguito le mie prime esperienze in accompagnamenti di musica dal vivo per lei e le sue lezioni. E anche Soglio, che è stato uno yoga retreat di 3 giorni, molto bello, che mi ha donato tantissimo, ha fatto credere in me tanto e mi ha regalato tanta passione e tanta voglia di imparare e migliorarmi sempre di più con tutti i miei studi che mi hanno portato fino a qui. Mirko, come è iniziata la passione per uno strumento così particolare? I viaggi mi hanno portato a questi strumenti e a questa mia passione. Senza i viaggi e le persone magnifiche che ho incontrato non sarei mai potuto arrivare fino a qui. Ho viaggiato in posti molto particolari, penso, per molte persone, e m'hanno cresciuto moltissimo. Tipo, sono stato in Cambogia, Vietnam, Bolivia, Cile, Perù, anche in India, e sono posti molto diversi dalle nostre realtà classiche, però ricchi di tanta energia, di bellissime cose. E appunto in questi viaggi ho preso, studiato e mi sono arricchito moltissimo. Ma cosa vuoi trasmettere con la tua musica? Con la mia musica vorrei trasmettere del bene alle persone e far star bene le persone. Proprio nella mia terra, qui in Valtellina, con i miei viaggi, ho visto e appreso tantissimo e ho pensato di poter portare qualcosa di diverso nella mia terra, qualcosa che avesse potuto far star bene magari anche solo i miei amici all'inizio,
persone che conoscevo, sai, solo, anche solo suonando un po' per loro ogni tanto. E col tempo e con gli studi e con la mia passione che cresceva sempre di più, ho capito che dovevo concentrarmi al 100% su questo, perché io facevo star bene le persone e mi rendevo conto che stavo meglio anch'io. Mi fa star bene questo, mi dona tantissimo. Come ti sei avvicinato all'ENPAN? Io mi sono avvicinato all'ENPAN viaggiando, ho iniziato a vederlo nei miei viaggi e mi sono subito legato tanto a questo strumento. Tant'è che tornato indietro da un mio viaggio ho subito pensato devo acquistarne uno e voglio capire, voglio informarmi. E niente, ho cercato su internet, classico. Tant'è che ne stavo prendendo uno su internet, ma fortunatamente una persona mi aveva comunicato che a Morbegno, vicino a Tirano dove abito io, c'era un ragazzo che li costruiva. E lì è stata la mia fortuna, perché l'ho conosciuto, siamo diventati amici, non è stato più solo un prendere lo strumento e lo imparo, è stato proprio un legarmi a lui che li costruiva, che mi insegnava come erano fatti, la filosofia di questo strumento, tante tante belle cose mi ha portato questa conoscenza. Lui si chiama Matteo Gusmeroli e il suo brand è Harmonic Sculpture. Tant'è che adesso ancora collaboriamo insieme dopo tanti anni e con lui ho potuto andare nei festival olistici o ENPAN Festival, dove ho conosciuto tantissimi artisti bravissimi che mi hanno insegnato tante tecniche, tanti modi di suonare diversi, cose che non ci sarei mai arrivato da solo sicuramente. E da lì ho legato tantissimo con delle persone, in particolare Andrei Massaro, Edoardo Striani ed Edoardo Ponticelli. Loro sono proprio per me dei grandi mentori e li ringrazierò per sempre per tutto quello che mi hanno insegnato e mi hanno portato. Suona uno strumento di questo tipo? Questo strumento è percussivo, ma tipo un tamburo, quindi si batte in specifica questo con le mani o con delle bacchette per strumenti simili a questo, che sono tipo il tang drum, però l'ENPAN in specifico si suona con le mani. E la particolarità di questo strumento, a differenza delle altre percussioni, è che è anche melodico. Ciò significa che ha anche delle note. E questo connubio è bellissimo, è qualcosa che altri strumenti non riescono a darti, perché tu puoi fare i ritmi con in più la melodia delle note. Oltretutto con uno strumento con degli armonici incredibili. Quindi quello che tu stai suonando si colora tantissimo e anche per i neofiti, quelli che stanno imparando, regala già dagli inizi delle bellissime emozioni, perché basta anche solo fare la scala che ti apre tantissimo, ti dona tantissimo. Questo strumento è il primo ENPAN che ho preso e mi sono legato a lui tantissimo. È una scala marina, si chiama Aegean. E ha la chiave in Do diesis, questa è la scala.
messaggio che vuoi lanciare, Mirko, a chi ti guarda? Il messaggio che vorrei lanciare alle persone che mi ascoltano è di seguire i propri sogni, credere nei propri sogni e anche le passioni, e se possibile dedicargli del tempo e coltivarle il più possibile, perché il tempo va, la vita è una e ci si trova magari ad aver passato una vita solo ad aver lavorato e avendo fatto una cosa che magari non ci piace neanche. Viaggiatore Mirko, affascinato da tante culture, in cammino verso la sua evoluzione spirituale, ma anche e soprattutto un uomo di grande generosità, capace di spendersi per i meno fortunati, innamorato dell'universo che contempla a mani giunte e che, attraverso la musica, sa condurci verso una crescita. Qualcuno gli ha insegnato ad accendere le luci del cuore ed ora è pronto ad illuminare il buio di qualcun altro. Da poco è uscito il suo primo album. Una sapiente, affascinante commistione di melodie e suoni, una ispirazione che saprà ricongiungerci con l'energia del cosmo. Questo CD per me è un atto d'amore condiviso. Ho registrato un percorso meditativo che parte più ritmico, con strumenti come l'handpan o il rav, la sansula kalimba, per poi scendere sempre di più nella meditazione con strumenti come l'arpa di cristallo, campane tibetane, gong e tanti altri strumenti. Questo mio CD è la conclusione di un percorso lunghissimo, è una gran soddisfazione per me e l'ho registrato principalmente per dare la possibilità a tutte le persone che avessero voglia di ascoltare la mia musica, rilassarsi a casa, per rendersi un momento di tranquillità senza dover per forza venire ai miei eventi, che sono molto sporadici perché purtroppo non posso farli regolarmente. Appunto ho pensato di registrarlo per regalare queste belle emozioni alle persone anche da casa. Riguardo al CD, sicuramente vorrei menzionare la canzone numero 3, In the Heart of My Mountain,
È una canzone che ho girato dentro una grotta in cima al ghiacciaio del Bernina, che richiama anche la foto nella copertina, con cui sono andato a piedi con lo strumento. È stato difficile anche lì, però una grande emozione riuscire ad arrivare su in cima col mio strumento musicale, i microfoni, entrare nella grotta, registrare lì. È stato bellissimo, davvero, davvero una cosa intensa. Un ringraziamento speciale va a Renato Caspani e Andrea Bona dello Studio 21 dell'Accademia Musicale Antonio La Motta, i quali con tanta passione e professionalità si sono dedicati alla registrazione di tutte le mie tracce, il mixing, il mastering del mio album. Li ringrazio con tutto il cuore perché hanno reso unico questo mio progetto. Mirko, quali sono stati i posti più caratteristici per te, più importanti dove hai suonato? Senza ombra di dubbio non dimenticherò mai l'evento che ho fatto a Schiazzera, al tramonto, davanti al rifugio, con la vista di tutta la vallata. Quello per me resterà per sempre nel cuore. È stato il primo bagno sonoro organizzato da me e Larissa Cantoni, che è una mia amica esperta in campane tibetane e gong, e lì è stato qualcosa di veramente bellissimo per me, un'energia incredibile, è stato qualcosa di unico, penso, ma anche per le persone che erano lì, perché ti puoi immaginare a fare una meditazione al tramonto in cima a una montagna con tutti questi strumenti, è stato davvero bello. E oltretutto tutto in donazione al Matto Grosso, che è l'organizzazione che gestisce il rifugio Schiazzera, e abbiamo tutto il ricavato devoluto per i bambini poveri dal Sud America, quindi anche quello è stato molto molto bello. Una musica che fa del Sì, bene, quindi, giusto. sì. Porta del bene a noi stessi e porta del bene anche alle persone povere, ancora meglio. Una spiritualità e una sensibilità che si fanno ammirare.